riprendiamo un po' questo concetto, no? Quindi la parte stress è fondamentale, no? La parte stress è fondamentale nel senso che sia a livello teorico e anche a livello pratico cosa verrà curato? Verrà curato l'identificazione dello stress, vedremo che cos'è lo stress, da che cosa dipende, vedremo gli effetti dello stress che possono avere appunto sull'individuo, sul subacqueo, verrà insegnato come riconoscere già agli stadi iniziali appunto lo stress su noi stessi, quindi esistono degli esercizi che si chiamano di autosoccorso, quindi e si applicano facendo gli stessi esercizi che voi sapete già fare a livello open, però col concetto dell'autosoccorso. Quindi io sono in grado di riconoscere lo stress a livello iniziale e mi autosoccorro, cioè cerco di risolvere da solo il problema. Guardate che questo è fondamentale anche per fare l'immersione all'interno di un gruppo. Cioè anche noi quando andiamo nei viaggi subacquei, Maldive, Mar Rosso e quant'altro, se all'interno del gruppo il livello dei subacquei è a livello stress and rescue, tutti quanti si divertono all'ennesima potenza, perché se salta fuori anche il problema, banalissimo, la maschera appannata, un chilo più in cintura, la pinna che si... cioè le cose che succedono normalmente, il subacqueo è in grado di autogestirsi, quindi non crea problemi al proprio compagno, non crea problemi alla guida, per cui l'immersione viene ottimizzata, cioè non si perde tempo a risolvere quelle piccole problematiche che comunque si possono risolvere, però se c'è già un livello base per autosoccorso, per fare l'autosoccorso è fondamentale. Quindi viene vista questa parte, autosoccorso, relativo appunto allo stress, e assistenza al compagno, perché le immersioni, voi sapete, si fanno sempre in coppia, quindi è fondamentale, una volta che io sono in grado di gestire me stesso, ecco che mi posso dedicare al mio compagno. Quindi gli stessi esercizi, e non entreremo nel dettaglio insomma degli esercizi, perché vi ho detto più o meno sono gli stessi che sapete già fare a livello open, però li faremo, verranno fatti col concetto dell'autoassistenza e col concetto dell'assistenza al compagno per livelli diversi. Prima si impara una parte, quando la sappiamo fare bene, passiamo alla parte successiva. E questo fa parte della prima parte del corso, quella che noi chiamiamo stress. Dopodiché c'è la parte anche rescue. È un corso stress and rescue, quindi faremo anche questa parte. Però il concetto cos'è? Che sarà una parte che si metterà in pratica praticamente solamente nelle esercitazioni in piscina e quando andremo in mare, mentre la prima parte si metterà in pratica e la metterete in pratica e sarà un bagaglio di esperienza che andrete a arricchire appunto con le esperienze pratiche che avrete in mare, quindi la metterete sempre in pratica. La parte praticamente rescue, per metterla in pratica dovrete il prossimo anno partecipare gratuitamente al corso rescue, perché sennò non si mette mai in pratica, che è quella relativa comunque ai soccorsi. Quindi fa parte, è un corollario che fa parte del corso, è magari anche interessante fine a se stessa, però il concetto è sempre quello di evitare di arrivare alla seconda parte. Per darvi un ulteriore concetto di quello che è, se vogliamo dare un incipit al corso Stress and Rescue, vi dico e vi chiedo, secondo voi, se sapete, quello che è l'incidenza degli incidenti mortali a livello di subacquea. Secondo voi. Un incidente mortale a livello subacqueo, secondo voi, qual è la causa maggiore, le cause maggiori che possono appunto portare a un incidente mortale a livello subacqueo? Avete già fatto un corso open water, alcuni di voi lo stanno facendo, e quindi vi siete fatti un attimino un'idea su quello che sono i potenziali rischi, potenziali incidenti, qualcuno è già stato trattato anche nelle varie slide, sovradistensione polmonare, malattia da decompressione, insomma, narcosi d'azoto, insomma, di qualcosa, insomma, avete sentito parlare. Secondo voi quali sono le cause di incidenti maggiori che possono portare alla morte nelle immersioni? Compreso o escluso l'annegamento in superficie? Mi ha bruciato la domanda. Cioè, avete detto 40 volte. È già stato detto.
Va bene, allora effettivamente è già stato portato avanti il verbo. Allora, lo sapete già, lo ribadisco, è l'annegamento in superficie. L'80% delle morti subacquee sono relative all'annegamento in superficie, che non ha niente a che vedere con gli incidenti, diciamo, subacquei. Perché questo? Allora ti faccio la domanda. Perché l'annegamento in superficie, secondo te? Perché ci si dimentica o non si ha aria, non si fa quel bobbing, non si gonfia il gap quando si è in superficie e quindi poi vado No, nel ma ti dico, cioè, pantorrillo. annegamento in superficie con bombola, cioè con aria nella bombola, quindi ancora peggio. E quindi perché secondo te non si gonfia il gap? O per distrazione o perché sono in una situazione di stress per cui non lo faccio Esatto, e mi esatto. arriva Il a rondare. passo, io vi ho fa detto, vi ho fatto un esempio banale che tutti quanti potrete provare, cioè il primo livello dello stress, che è il fatto di trattenere un attimo il respiro e perdere un po' di quota facendo gli esercizi. Questo è il primo livello. Dopodiché, se io non lo riesco a controllare e succedono reali problemi, lo stress va avanti, è un serpente che si morde la coda e questo ci fa chiudere il nostro campo visivo. Cioè non ragioniamo più e questo si chiama panico. Allora, in una situazione di panico che può essere stata prodotta da una miriade di situazioni legate al fatto che ce la siamo andate a cercare, perché le verranno anche analizzate, no, queste cose, e anzi, anche se avete degli esempi, magari di fatti che si possono magari leggere sulle cronache, anche di incidenti che sono successi, proviamo ad analizzare tutta la catena degli eventi, la problematica. Però comunque se io me la sono appunto voluta cercare del tipo. Le immersioni si fanno sempre col compagno, quindi ho fatto un'immersione senza compagno. Sono andato magari oltre la curva di sicurezza, quindi sono fuori curva. Non controllo il mio manometro e quindi ad un certo punto rimango senza aria. Quindi, quanti grossi errori ho già fatto? Tre, quindi me la devo veramente cercare. Ecco che a quel punto posso fare la pallonata, quindi una risalita di emergenza. Arrivo in superficie, non ho gonfiato il gap. O a bocca perché non ho più aria, magari, no? Oppure un po' di aria è comunque rimasta. Non mi ricordo e non penso che è sufficiente a quel punto, magari anche sgangiare la cintura. Quindi sono in panico, ma ho fatto tre grossi errori. A quel punto succede l'incidente mortale. Quindi questa è un po' l'analisi. E quando si vanno ad analizzare queste cose, normalmente si dice impossibile, è impossibile che sto coglione abbia fatto tutto, cioè, e invece purtroppo succede proprio questo. Allora, al di là che è fondamentale l'approccio corretto, quindi la consapevolezza, il corretto approccio della conoscenza dei nostri limiti, pianificare le immersioni in modo conservativo per evitare. Perché anche se succede un incidente che non è grave, che non è mortale, però come dico, ci siamo rovinati l'immersione. Quindi noi dobbiamo fare l'immersione per divertirci, no? E quindi questo lo si può fare appunto con il controllo, pianificando ed eventualmente appunto controllando lo stress, evitando il panico. Quindi c'è tutta una serie di situazioni che ci consentono di evitare di raggiungere l'aspetto finale. E quindi questo è un po' il significato del corso Stress and Rescue. Durante un effetto collaterale è anche quello che noi diciamo che durante il corso Stress and Rescue verrete stimolati ad allargare il vostro campo visivo e anche sott'acqua l'istruttore vi farà questo segnale, no? E questo è un effetto collaterale ulteriormente importante perché voi sapete che appunto noi comunque andiamo sott'acqua. Ripeto, per divertirci e per osservare le cose che ci sono attorno. Quindi, con maggiore è il nostro campo visivo, con più siamo tranquilli, aumentiamo il nostro campo visivo e con maggiori sono le cose che possiamo vedere. Quindi, sia per un discorso di sicurezza, ma anche proprio per un discorso di feeling con il nostro compagno, con la guida, aumentare il campo visivo ci fa vedere più pesci, più animali, più vita marina, però ci fa stare in contatto meglio anche con la nostra guida, quindi possiamo fare l'immersione
guardando in modo autonomo le nostre cose, ma con la coda dell'occhio riusciamo sempre a vedere se la guida si ferma un attimo e punta il dito. Quindi è un effetto collaterale, un effetto indotto che comunque metterete sempre in pratica durante le vostre immersioni. Ok, molti di voi erano già convinti, però vi ho detto e vi ho valorizzato, diciamo, il discorso dello stress and rescue. Domande su... Ho cercato di allargare molto anche perché aspettavamo loro. No, no, ma era previsto, Stoppo. eh? Sì.